Sindaco, è pronto a riconvocare l'area vasta dei sindaci? Come mai? Io sono sempre pronto perché è dovere del Presidente dell'Assemblea organizzare l'Assemblea quando i sindaci lo richiedono o quando la Regione sul tema della sanità lo richiede. Se ci sarà una richiesta come mi è stata in qualche modo preannunciata, io sono pronto a riconvocarla, chiaramente. Se i sindaci e se la Regione decide che si può riaprire la partita, io non faccio altro che riaprire sulla base della richiesta dei sindaci. Non sarò io sicuramente in autonomia a riaprire l'assemblea. Tagliolini sta coalizzando, sta tentando di coalizzare un po' più della metà dei sindaci per cercare di riaprire il discorso, ma una volta che si riapre non c'è il rischio di ritornare sulle posizioni che l'hanno fatta chiudere poi? No, io Tagliolini, diciamo che ci sono Tagliolini e altri sindaci anche di area non del PD che hanno detto di riaprire la partita perché effettivamente si sono resi conto dopo essere usciti dall'assemblea che hanno fatto una cosa diciamo non proprio perfetta, diciamo così per non usare termini pesanti. Adesso c'è più la cognizione che non era giusto avere questo atteggiamento secondo quanto mi risulta. Sul sito lei propenderebbe per Muraglia, tutti gli altri non avrebbero ragion d'essere. Io propendo per Muraglia e ho detto chiaramente anche a Tagliolini che sta in qualche modo lavorando su questa cosa che io non sono d'accordo sul usare l'ipocrisia di rimettere i parametri. Io sarei per dare un sito preciso che deve essere votato dall'Assemblea, perché è un dovere non portarsi in giro, perché sappiamo tutti che a Muraglia ci sono i presupposti massimi per avere la localizzazione in quel luogo, perché è un'area pubblica, perché esiste il reparto di medicina nucleare, quindi un reparto già esistente che non sarebbe possibile smantellare, che comunque non realizzeremo un unico ospedale, che c'è il casellino che comunque è unidirezionale ma da Fano ci si arriverebbe in 2 minuti, c'ha tutte le caratteristiche, con un'aggiunta che è diciamo in mezzo alle due città, è vero che è più spostato verso Pesaro e verso Pesaro, ma gli altri due siti, fuori Fosso Seiore che come dicono tutti non è da fare, le due altre sedi, Case Bruciate e Chiaruccia, sono al lato opposto della città, dell'una o dell'altra città, quindi sono improponibili.